Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio viaggio a Torino Virtual Tour. Allora, io nell'ultimo video che ho fatto, che tra l'altro era il mio primo video sotto la pioggia, infatti avete visto che avevo l'ombrello, io vi ho detto una cosa verso la fine del video, ve lo ricordate? No? Allora adesso ve lo ricordo io. Io vi avevo detto che Nello in questi giorni stava girando dei video, no? Ma sarà lui a dirvi quali video ha fatto, ma soprattutto quali video farà per il futuro, diciamo così, qua su Facebook. Allora Nello, vuoi introdurre tu questo argomento? Cioè vuoi spiegare tu al pubblico, così ai nostri fan, cosa hai fatto, cosa vuoi fare nei prossimi giorni? Sì, allora sto iniziando a fare dei video sulle piste ciclabili di Torino, tra cui partendo dal quartiere di Santa Rita e dirigendomi verso Corso Sebastopoli, verso il Politecnico di Torino, verso la Pellerina e tutte queste piste ciclabili che farò una alla volta naturalmente, non tutte insieme, e poi naturalmente voi mi direte anche se vi piacciono e quali piste ciclabili desiderate che debba percorrere. Ok, quindi di altro non hai da aggiungere quindi in questo momento? No, per ora in programma solo queste piste ciclabili, poi più avanti a seconda delle richieste farò le varie piste ciclabili. Ok, va bene, allora quindi tenetevi pronti mi raccomando per questo nuovo percorso che comunque sia ci differenzierà da altre pagine che fanno più o meno il mio viaggio come stiamo facendo noi, però è un qualcosa di particolare, perché sappiamo che ci sono tante persone comunque sia che piace il ciclismo, comunque sia fare le passeggiate in bicicletta, e noi siamo contenti di farvi vedere questa cosa, ma sarà solo Nello ad andare in bicicletta, non sarò io. Io ad esempio io non ci andrò mai in bicicletta, io farò più che altro dei passaggi, diciamo così, insomma farò delle passeggiate a piedi, oppure come vi avevo già detto che ho già registrato dei video in automobile ma come passeggero ovviamente, e di cui poi faremo soprattutto questo inverno. Almeno così noi ci abbiamo iniziato già a pensarci, però poi vedremo realmente come sarà possibile fare questa cosa, in cui Nello guida e poi noi posizioneremo l'action cam, perché lui si è comprato un action cam proprio per fare i video sia in bicicletta ma anche in automobile, in modo che lui così almeno non si distrae sulla guida. Per comunque sia, per il momento questo video è terminato. Preparatevi per questi eventi, speriamo che diciamo che vi piacciono, e niente, mi raccomando, seguite la pagina e cliccate mi piace sia alla pagina che al video, e ci vediamo nei prossimi video. Sembra un gioco di parole ma è così. Ciao.